Ovviamente Sixo continua a esistere come congresso annuale e resterà in Italia, ma chi ha seguito la nostra società dal passato sa che Sixo significava Società Italiana Cellule Staminali e Superficie Oculare. L'acronimo resta lo stesso ed è Sixo di nuovo, però significa Società Internazionale. Abbiamo questi grandissimi amici che ci frequentano da anni e soprattutto ci occuperemo di cornea, staminali e superficie oculare, ma con un indirizzo preciso, che è quello di fare un'attività verso i paesi in via di sviluppo, non economico, ma in via di sviluppo per quello che è stato il cambiamento della chirurgia corneale negli ultimi 15 anni, e quindi la nostra mission sarà Cornea Foundation for Developing Countries. Cosa voglio dire? Se noi andiamo a studiare la situazione della cecità nel mondo, vediamo che la cecità corneale è al quarto posto tra le cause di perdita della funzione visiva. E nell'epidemiologia vedete che ancora il tracoma è una patologia che affligge i nostri pazienti, ma molti sono ancora i traumi e le ulcerazioni corneali e soprattutto le problematiche dei bambini. Ma la cosa più interessante è questa immagine che è stata pubblicata da questo lavoro già 6 anni fa, dove vedete che il colore blu fa vedere le nazioni che hanno una produzione sufficiente di tessuti e che addirittura esportano nel mondo. Noi siamo molto orgogliosi del lavoro fatto negli ultimi 15 anni. Pensate che l'Italia ha tessuti che coprono il fabbisogno nazionale ed esportano tessuti all'estero, insieme agli Stati Uniti d'America e insieme a un paesino piccolino che noi chiamavamo Ceylon e che oggi si chiama Sri Lanka. In Sri Lanka c'è un sistema di reclutamento di tessuti corneali molto efficienti e anche lo Sri Lanka esporta tessuti. Se andiamo a vedere, vediamo che nel mondo vengono fatti circa 185.000 trapianti l'anno. E questi tessuti però sono forniti solamente da 86 paesi. Le nazioni che fanno più trapianti in rapporto al milione di abitanti sono il Canada e il Libano. Congratulations, Adir. Great job. Ma solamente Stati Uniti, Sri Lanka, abbiamo visto anche l'Italia, esportano tessuti. E se andiamo a vedere le maggiori indicazioni per fare un trapianto, troviamo che la distrofia di Fuchs rappresenta una delle maggiori, sicuramente la maggiore causa, e quindi sarà interessantissimo ascoltare la medal lecture di Katherine Colby che verrà tra poco. Il cheratocono ovviamente occupa quasi il 30% delle indicazioni al trapianto e noi sappiamo che la maggior parte dei cheratoconi possono essere risolti con una DALK e che la maggior parte delle distrofie di Fuchs, se operate per tempo, potrebbero essere risolte con una DMEC. E poi abbiamo le sequele di infezione e anche qui le indicazioni, una DALK e una cheratoplastica perforante, non sono più così nette, in molti casi si può fare una DALK. Cosa voglio dire? Voglio dire che la chirurgia lamellare rappresenta una fonte di risparmio di tessuti enormi e che può consentire di risolvere alcuni problemi. Sto parlando ovviamente della DALK e sto parlando della DMEC, perché un centro dove si eseguono ottimi interventi di DMEC e ottimi interventi di DALK può consentire l'utilizzo di un solo tessuto per effettuare contemporaneamente una DMEC e una DALK. E questo è molto importante perché se andiamo a vedere che le sopravvivenze della DALK a lungo termine con la linea di Kaplan-Meier sono decisamente
migliori rispetto alla cheratoplastica perforante, vediamo che anche la DMEC è oramai dimostrato che ha una sopravvivenza endoteliale a lungo termine migliore delle altre tecniche, sia della DSEC che della cheratoplastica perforante. Cosa voglio dire? Che circa il 53% della popolazione mondiale non ha alcuna possibilità di accedere a una chirurgia di trapianto di cornea, che solamente una cornea è disponibile, secondo il lavoro che abbiamo fatto vedere prima, ma ne necessitano 70. Significa che in realtà per soddisfare la ricerca, diciamo, il fabbisogno mondiale dei tessuti dovrebbe essere aumentato di 70 volte. Il lavoro conclude dicendo che la soluzione può essere incoraggiare le donazioni di cornea, e su questo siamo tutti assolutamente d'accordo, e poi parla che altre alternative e soluzioni possono essere date dalla ricerca e della bioingegneria, anche questo è condivisibile, e finisce qui. Noi vogliamo aggiungere invece un'altra possibilità, che è quella dell'utilizzo di tessuto lamellare nel mondo, aumentare i trapianti lamellari e quindi condividere un tessuto per due riceventi. Questo potrebbe portare a ridurre enormemente questa richiesta di 70 volte rispetto all'attuale, sperando che possa diventare per esempio 40 volte. Il problema va riferito, per esempio, ho preso il mio perché mi era semplice raccogliere dei dati, nella nostra attività la cheratoplastica perforante è scesa al 2%, mentre vedete la DMEC rappresenta il 58%, la DALC il 30%. Credo che questo avvenga in molti centri di chirurgia corneale moderna che utilizzano tecniche di cheratoplastica lamellare. Però se poi andiamo a vedere i numeri, per esempio, della Eye Bank Association in America, vedete che riunendo i dati di 11 banche che hanno un lavoro a livello internazionale, vedete che le donazioni sono 135.000, ma guardate che queste banche sono stati eccellenti perché 85.000 le usano in America e 26.000 le esportano. Però se andiamo a vedere gli interventi che sono stati fatti, mi ricollego a quello che ho detto prima sulla necessità di lavorare ancora sulla DALC, vedete che negli avanzati Stati Uniti d'America la cheratoplastica perforante viene ancora effettuata in circa 19.000 occhi all'anno. Mentre la cheratoplastica endoteliale viaggia fortissimo, abbiamo quasi 30.000 endotelio cheratoplastiche, di cui circa 7.000 sono DMEC, vedete che invece le DALC sono solamente 1.000. Vedete che le percentuali quindi sono assolutamente non adeguate a quello che la chirurgia oggi può dare. Cosa voglio dire? Che come vedete la PK decresce in questa casistica rispetto a una endotelio cheratoplastica che decisamente aumenta, se vedete che la DMEC va raddoppiandosi anno per anno negli Stati Uniti d'America, invece la DALC rimane al palo. Questo perché evidentemente non c'è una scuola che si è realmente allargata e diffusa negli Stati Uniti d'America. Se vediamo in Italia, vedete che anche in Italia, dove la cheratoplastica lamellare ha avuto sicuramente una curva di sviluppo, i centri italiani di cheratoplastica lamellare sono disseminati un po' ovunque, siamo sicuramente orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, vedete che però anche in Italia nel 2015 abbiamo ancora fatto circa 2.700 cheratoplastiche perforanti. In sintesi, la cecità corneale è sempre al quarto posto. E si pensa che c'è bisogno di 70 volte la distribuzione del tessuto che attualmente avviene e che esistono dei paesi che sono capaci di esportare, quindi se noi miglioriamo il sistema di reclutamento dei tessuti, non c'è nessuna ragione al mondo per cui la cecità corneale non debba essere sconfitta.
se aumentiamo l'utilizzo dei trapianti lamellari, riducendo, la necessità di tessuto, probabilmente con l'utilizzo anche dei trapianti lamellari noi possiamo dire che, il problema può essere affrontato, demolito e speriamo prima o poi risolto. Cosa può fare Sixo per questo? Sixo, come chi segue questa società da tempo, dal 2001, ha già fatto 17 congressi. Siamo orgogliosi di dire che abbiamo introdotto in Italia l'utilizzo della membrana amniotica, dei trapianti limbari autologhi, dei trapianti limbari da cadavere, dei trapianti limbari da donatore vivente. Abbiamo potenziato l'utilizzo della Big Bubble, che è nata altrove, come voi sapete, ma in Italia si è sviluppata molto. Abbiamo lavorato sulla endotelio cheratoplastica. Abbiamo qui il dottor Mark Terry, che per primo in Italia effettua un trapianto di endotelio nel 2005 a un congresso SIXO. E per primo abbiamo fatto l'uso di una K-Pro fatta da il mio amico Sadir Anoush al congresso SIXO a Firenze. Abbiamo fatto tante altre cose, ma noi ora vogliamo agire su questo problema, cercando di migliorare a livello internazionale, di dare una mano affinché la cecità corneale abbia una riduzione. Il problema della cheratoplastica lamellare è fondamentalmente la gestione delle complicazioni e la capacità di non trovarsi in questi terribili problemi. Questi sono video, sono miei personali, quindi queste sono le mie difficoltà, e così come so sono le difficoltà di tutti, soprattutto chi comincia, ed essere assistiti durante la curva di apprendimento è sicuramente un qualcosa che può aiutare e incoraggiare i chirurghi a muoversi e a scegliere il trapianto lamellare. Cosa vuole fare Sixo? Sixo vuole migliorare la possibilità che nascano centri di chirurgia avanzata corneale e banche degli occhi. In questo nuovo board, vedete, c'è la presenza di una persona illustre in Italia ma anche nel mondo, che è Diego Ponzin, che tutti sappiamo che lavoro eccellente ha fatto portando la banca degli occhi del Veneto a livelli altissimi. Abbiamo di recente acquisito, non c'è ancora in questa slide, il supporto di alcune banche americane in questa iniziativa. Vogliamo far sì che i centri che fanno chirurgia corneale possano upgradarsi. Vogliamo aiutare tutti a trovare tessuti in modo che l'attività corneale possa svilupparsi anche laddove attualmente non c'è nessuna attività di prelievo corneale. E come? Come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare organizzando specifiche missioni, ma ieri durante il board abbiamo anche deciso di incrementare la possibilità di accesso a centri specializzati, come attualmente già viene fatto, ma di cercare in modo che queste attività possano essere migliorate, ma a creare anche specifiche missioni, e cioè se c'è un collega in una nazione dove i trapianti lamellari non vengono ancora fatti e vuole cominciare questa attività, di avere un supporto di un personale medico, chirurgico, infermieristico che possa raggiungere il centro e coadiuvarlo nello start-up della chirurgia lamellare, che forse la cosa più complessa. Questa è la prima foto che abbiamo fatto ieri quando il board è stato istituito. Vedete che alcune persone mancano e ora verranno presentate dalla persona che ieri abbiamo eletto coordinatore presidente di questo nuovo board internazionale, che rinnoverà le sue cariche ogni 2 anni. E io invito il nuovo presidente della board internazionale SIXO per la Mission Corneal Transplant Foundation for Developing Countries, my good friend Ed Holland, that we want award. E vogliamo assegnare al neo presidente la medaglia per essere il nostro primo presidente, il primo presidente della Neo Fondazione. E quindi,
questo anche per riportare tutti noi, diciamo, all'attualità di questa nuova missione. Posso avere la medaglia? Thank you, Enzo. Grazie, Enzo.